Ciao, allora, in questo video pensavo di andare un po' dentro, chirurgicamente dentro per quanto possibile, a dissezionare un po' le trame di questa maschera, per quello che è per ciascuno di noi. Ovviamente io farò riferimento alla mia esperienza personale. E però chiaramente ognuno poi ha tutta una sua gamma di reazioni e di modalità che sono uniche e diverse da individuo a individuo. Però magari la possibilità di lavoro è condivisa e condivisibile, questa modalità di accesso alla maschera e di dissezione, no? Quindi dopo quello che abbiamo detto, e questo è un esercizio che va fatto sempre. Sempre, 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 insomma, no? Di inserirsi, insinuarsi in quella crepa sottile che si sta creando fra noi e la maschera, col tentativo anche di allargarla sempre di più, di allargarla sempre di più. È possibile poi anche trovare lo spazio in quel momento, quando è possibile, perché non sempre è possibile, non sempre ci riusciamo. O a posteriori, una volta che abbiamo segnato, ancorato magari con il nostro simbolo della M, questi momenti, andare a chiedersi che cosa è successo veramente all'interno di noi, no? Perché non è, molto spesso non è chiaro, no? Nel senso, a volte ci sono delle reazioni e ci rendiamo conto di avere delle reazioni che apparentemente sono spropositate rispetto a quello che è accaduto in quel momento. E questo ci fa sentire anche, o almeno a me, nel senso a me capita di avere delle reazioni a volte spropositate che sicuramente confondono i miei bimbi perché non hanno in realtà a che vedere solo con quello che è accaduto in quel momento, ma possono avere a che vedere da una parte con un accumulo perché magari molte volte non riusciamo a gestire bene questo flusso emozionale, per cui magari alla prima volta portiamo pazienza, la seconda, la terza e la quinta esplodiamo e quindi carichiamo quella furia con anche gli interessi di tutte le altre 4 volte in cui abbiamo provato in qualche modo a reagire in maniera più equilibrata, ma in cui evidentemente invece abbiamo accumulato comunque della roba in qualche modo, no? E questo è un tema, ma che anzi forse anche questo è un tema che merita un video a sé, nel senso che così a circuito rapido mi fa pensare senz'altro al fatto che se accumuliamo vuol dire che non abbiamo lasciato fluire fuori le emozioni e questo magari anche perché certe di queste emozioni le censuriamo. Però magari di questo ne parliamo un'altra volta. Quello di cui volevo parlare questa volta è invece del fatto che magari queste reazioni spropositate arrivano delle volte anche perché vanno a toccare dei nervi dolenti della nostra personalità, vanno a toccare delle zone di ipersensibilità, delle ferite non risolte, eccetera, eccetera. E quindi in realtà il bimbo ci porta qualcosa che lo trascende, no? E in questo senso, quindi, quel lavoro di specchio di cui si parlava con i bimbi è fondamentale, nel senso che poi i bambini, per qualche motivo, non lo so se ontologico o casuale, hanno un particolare talento per mettere in evidenza queste cose, no? E, io faccio un esempio su di me, per esempio, che è quello di quanto mi fa arrabbiare quando i miei figli non mi ascoltano e quanto ho scoperto che tutto questo va molto oltre il fatto di non essere ascoltata in quel momento, ma ha a che fare magari con il fatto che nella mia vita, magari da bambina, ho sentito che la mia voce non valeva molto, ho sentito che in un certo senso un pochino non esistevo, che non c'ero del tutto, che non ero fermamente radicata a terra, che appunto la mia voce non aveva un valore e che quindi mi sentivo in una zona d'ombra fra l'esserci e il non esserci e questo provoca una grande tristezza ma anche una grande rabbia e in qualche modo evidentemente nel mio corpo, nelle mie cellule, nel mio cervello si sono depositate queste informazioni e ogni volta che il tema mi viene riproposto,
e con i figli appunto è spesso il caso, questo mi fa molto arrabbiare, no? Perché mi richiama in realtà alla mente qualcosa che va oltre loro e che però è un prezioso appunto seme di osservazione, di consapevolezza che posso cogliere ogni volta che accadono queste dinamiche. C'è stato un sacco di tempo, devo dire, in cui sono stata frustrata dal fatto che magari ci capita che questi semi li cogliamo, no? Li vediamo, ma questo non significa che li risolviamo nello stesso momento in cui ne abbiamo preso atto, perché è come se le consapevolezze dovessero un pochino scendere attraverso il corpo, no? Cioè c'è un momento, io lo vedo spesso, c'è un momento in cui delle cose ci rendiamo conto, le capiamo con la testa, ah ok, allora questa cosa mi fa arrabbiare. Perché mi richiama quell'altra cosa, quindi il fatto A mi richiama la memoria B che sta immagazzinata in me e scatena quella reazione perché in realtà quel tema là non l'ho risolto, non ho ancora trovato magari un giusto modo di supportare me stessa rispetto a quel tema e quindi ancora scatta la reazione, no? Perché non è stata pacificata in qualche modo, non saprei come dire. E sì, e quindi possiamo prendere atto di questa cosa. E io questa cosa, per esempio, la so da tempo. Questo non vuol dire che io sia riuscita, sono riuscita a smorzare, perché sì, questa consapevolezza ha portato delle comprensioni nel tempo e quindi mi ha permesso, per quanto mi riguarda, di smorzare magari queste attacchi di rabbia, per esempio. Ma questo non vuol dire che siano passati del tutto o che per il semplice fatto che ne ho preso consapevolezza ho risolto il problema. E molto spesso speriamo di cavarcela in fretta, e io lo dico per me per stessa per prima, dire ok, ho fatto il lavoro, ho capito questa cosa, adesso ci sono e questa cosa qua la mettiamo da parte. Invece no, invece è un processo lungo, è un processo a spirale, per cui sì, c'è una consapevolezza, dopo si parte da quella consapevolezza, il problema ritorna magari anche esponenzialmente più in grande per permetterci di far scendere ancora un po' di più questa consapevolezza fino ad arrivare al nostro stomaco, fino ad arrivare a digerirla, no? E quindi questa spirale continua a girare, a riproporci il tema finché non l'abbiamo proprio proprio digerito e questo ha molto a che fare con l'accoglienza che noi diamo al nostro bambino interiore, no? E a quella parte ferita di noi che in realtà solo noi possiamo consolare. E quindi ecco, è sempre importante ricordarci che ci vuole pazienza, che ci vuole pazienza con noi stessi, gentilezza nei confronti di noi stessi e che è un lavoro che si fa giorno per giorno con grande lungimiranza e con grande tentando di coltivare quell'amore per noi stessi che è fondamentale. Un bacione.